Ciao a tutti amiche ed amici di Speedy News, bentornati qui sul mio canale. Parliamo oggi di un'ultima ora sul reddito di cittadinanza molto interessante e di una notizia che arriva dritta dall'Europa con il benestare dell'Europa. Quindi mi raccomando, seguitemi fino alla fine, ma prima, per chi non fosse iscritto al canale, ricordatevi di farlo ora, non perdete altro tempo, iscrivetevi subito con la campanellina. Lasciatemi un bel like, grazie a tutti per il seguito ed il sostegno, a coloro che si sono abbonati al canale e a coloro che lo faranno. Grazie, grazie di cuore a tutti. Ultima ora RDC, come vi dicevo, dall'Europa il via libera agli aiuti di Stato per gli ex percettori del reddito di cittadinanza. La Commissione europea ha approvato, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza. È quanto ha fatto sapere oggi il Ministero, appunto, il cosiddetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in base alla decisione presa. Ai datori di lavoro privati che dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi l'esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali. Quindi non si pagano per 12 mesi, in parole povere, i contributi previdenziali che pesano non poco sul costo del personale per un'azienda che assume una persona. Sono esclusi da questo i premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Questi vanno pagati ovviamente dall'azienda che assume. Il limite massimo di importo dello sgravio è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con appositi provvedimenti di prassi, l'INPS fornirà le istruzioni operative per usufruire dell'incentivo. Grazie a questa misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione europea lo scorso 9 marzo 2023. Quindi un bel po' di soldini, 61,5 milioni di euro, ripeto, per sostenere il costo del lavoro delle imprese, andando ad abbattere i contributi previdenziali per un periodo massimo di 12 mesi e con uno sgravio a livello economico di 8.000 euro massimi, come limite massimo, su base annua. Quindi notizia sicuramente interessante. C'è stato il via libera da parte dell'Europa e quindi di fatto questo dovrebbe incentivare da parte delle aziende l'assunzione degli ex percettori del reddito di cittadinanza a tempo indeterminato e la trasformazione dei loro contratti da tempo determinato, qualora vi siano, a tempo indeterminato. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando non mancate di lasciarci un bel like, iscrivetevi al canale, non siate timidi, iscrivetevi, iscrivetevi numerosissimi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, arrivederci a tutti.